one, there will be two tomorrow, I'm sure. But I also... Oggi sono state consegnate al commissario Dalli ben 1.100.000 firme di cittadini europei che chiedono che venga messa per legge il limite di 8 ore per il trasporto degli animali d'allevamento. È una richiesta molto importante, è un lavoro di un anno molto intenso. Grazie a tutte le associazioni animaliste europee che hanno raccolto in tutti gli Stati membri questo 1.100.000 firme. C'è una chiara volontà dei cittadini europei di ottenere delle leggi più rispettose del benessere degli animali e in questo caso specifico per ridurre quei lunghi viaggi massacranti dove gli animali dopo giorni di trasporto arrivano spesso feriti, qualcuno morto, stressati e quindi in condizioni veramente disumane. We are going for better animal welfare in Europe. In all instances, transport is one of the elements of animal welfare which we have to take care of. Because, you know, it is a reality, 40 million animals are transported. But we have to also to see the way in how this developed all over Europe. Sometimes it's legislation by Europe itself that, for example, have closed down very small slaughterhouses across Europe, which means that the originating point of animals and the end point of animals for slaughter has widened because now we have very big slaughterhouses in only a few countries in Europe. So the issue is not as simple as one can state, but it is soluble. I believe that we can find solution. We can find solution from many aspects. And this is why this helps me, because it helps me, it helps my services, because it will show that this is the popular feeling. And politicians naturally take account of popular feelings, especially if they're seeking re-election. and therefore it is very important it will arm us with an objective. Questa consegna di oggi è un momento importantissimo che segue a una dichiarazione scritta che ha ottenuto la maggioranza della sottoscrizione dei parlamentari del Parlamento europeo per chiedere la stessa identica cosa, ovvero un regolamento sui trasporti degli animali che limiti al massimo a 8 ore questi viaggi verso i macelli.